applauso grande per Luigi Fontana alle 7.45 di Buon Mattino nel nostro studio. Buongiorno. Buongiorno Luigi. Buongiorno. Che oggi ci ha fatto il piacere di essere qui con noi, e qua vedete già pronta una tastiera, un microfono, pronti per essere cantati e suonati, perché per... lo vedete, il mondo che sarà, la storia della mia vita accanto al mio grande papà. È un modo appunto per ricordare il grande Jimmy Fontana. Certamente. È il sunto della mia vita fino ad oggi, diciamo, ecco. Quindi è partita questa idea con Michele, con Vincenzo Mollica, che mi ha spinto. Ero da lui per promuovere un mio disco. Parlando di aneddoti e di cose del passato, mi ha guardato con quegli occhietti che aveva, molto vispi. Adesso tanto non vedo Vincenzo, quindi non so come sia adesso, ma comunque all'epoca mi disse: ma tu devi scrivere un libro. E disse: ma scrivono tutti i libri. Ma tu hai un mondo segreto di racconti, di cose interessanti. Che mi ricordo la frase che in qualche maniera mi convinse intimamente, mi disse: la gente, privare la gente, le persone, delle cose che tu hai potuto vivere, hai avuto la fortuna di vivere, è un peccato, pensaci. E quindi io mi buttai in questa sfida che è durata... Ho iniziato a scrivere questo libro nel 2017, quindi sono parecchi anni. Mi sono fermato più di una volta perché è stato abbastanza dilaniante, perché è tutto un ricordare, chiaramente. Infatti proprio questo ti volevo chiedere, Luigi, a parte che vedendo il libro si vede che i ricordi sono davvero tantissimi, c'era tanto da raccontare, però grosso. È stato anche sofferto, non tanto facile scriverlo, perché a volte ricordare è anche riaprire delle ferite, ma ricordare anche il bello che c'è stato. Come è stato vivere accanto a un grande della musica? Molto emozionante, papà e mia madre insieme, loro hanno... ha avuto il grande merito, secondo me, di far vivere me, i miei fratelli e sorelle, siamo in quattro, in un modo assolutamente naturale e credo simile a quello di tutte le famiglie più normali. E quindi in questo senso la vita per noi è stata, penso di poter dire, la stessa delle persone che non hanno un successo importante, ma che sono persone che vivono una vita più moderata e più semplice. Però dall'altra parte poi io... intanto c'era la musica che girava in casa, che cambiava tutte le percezioni, e poi io piano piano ho iniziato a stare sempre più vicino e a cercare di fare le cose insieme a lui, e altrettanto ha fatto poi qualche anno dopo mio fratello Andrea, e quindi per noi dopo è stato tutto abbastanza naturale, e sicuramente è molto 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 emozionante. Tra i tanti insegnamenti che ti porti, alcuni anche li ricordi, anche bei momenti o momenti che sono stati, diciamo, colti in diverso modo, come un regalo che ti è stato fatto, un giaccone, quando avevi 10 anni, e dietro quel giaccone a quadri c'è una storia da raccontare. Stai parlando degli episodi del libro. Beh, il libro in realtà, ci tengo a dirlo perché non vorrei che fosse poi equivocato, non è una biografia su mio padre, è la storia della mia vita, certo, nella quale... io ho vissuto 50 anni con lui e 30 e più lavorando insieme a lui. Il giaccone, niente, è un episodio, è una delle grandi lezioni di vita di mio padre. Tornò dal Canada e mi portava sempre regali a tutti noi quando lui partiva per le tournée a noi figli. E a me si presentò, invece che col solito giocattolo, con un giaccone... di quelli da boscaiolo con i riquadri rossi e adesso neri. Vanno ancora, sì. Tra l'altro. E all'epoca, chiaramente adesso è tutto più normale, perché vai in Amazon, in internet o in qualunque, in 3 secondi hai un prodotto che viene dall'altra parte del mondo. All'epoca, quando mio padre arrivava dall'America con prodotti americani, quei prodotti qui non esistevano, quindi generavi negli altri, a volte, spesso direi anche invidia. E io mi ricordo che mi regalò questo giaccone, io rimasi a bocca aperta, avrò avuto forse 10 anni, e mamma mia che meraviglia, e la mattina dopo orgoglioso andai a scuola con questo giaccone, e tutti i compagni di classe, le compagne di classe, i bambini, che bello, che bello, che bello. Uno passò e disse: a Boscaiolo, a Roma, siamo a Roma, no?
E mi ricordo che risero tutti gli altri bambini e io mi sono sentito morire. E la mattina dopo ho trovato la maniera per non mettere quel giaccone e andare a scuola col giaccone. E la mattina dopo ancora e ancora. E mia madre ha cominciato a dirmi, ma perché non vuoi metterlo? Ti piaceva tanto? E io ho lasciato correre la cosa così, fin quando poi un giorno papà mi ha preso frontalmente e mi ha detto, perché non metti quel giaccone? Che problema c'è su quel giaccone? E me lo devi dire. E mi ricordo che io all'inizio ero piccolissimo, però un ricordo nitido. E mi ricordo che gli raccontai la storia e lui mi guardava con un'aria di tenerezza al punto che io mi misi a piangere perché mi dispiaceva tutta questa dinamica, questo racconto. Quando finì io di spiegargli la storia, lui da tenero e dolce che aveva, l'espressione che aveva nel viso, diventò duro e mi spaventò quasi, mi disse proprio seriamente, detto, Luigi, tu... Io ti dico, assolutamente, questo è un ordine, è un obbligo che ti do, non ti devi curare di quello che dicono gli altri. Primo, perché tu hai una tua personalità precisa ed è una personalità, lui diceva, molto bella, molto solare e non la devi perdere mai. Secondo, perché sei anche figlio di una persona conosciuta e troverai sempre negli anni qualcuno o qualcuna che insinuerà, dirà cose non gradevoli per forme di invidia o semplicemente per debolezze loro. Se ti fai condizionare è finita. E io mi ricordo che presi questo discorso, sebbene fossi piccolissimo, con grande serietà, e questa credo sia stata una delle prime lezioni importanti. Uno dei più grandi insegnamenti tuo papà. Luigi, il titolo del libro è Il mondo che sarà. Due grandissimi successi di tuo papà. E allora noi ti vorremmo chiedere, ma ci fai sentire il mondo? Io vi faccio sentire un pezzetto del mondo. Chiederei una piccola cortesia, un piccolo fuori onda, se è possibile avere un goccio d'acqua. Un goccino d'acqua arriva. Arriva subito il nostro Walter, guarda, che fa esercizio tutto i giorni festivi per essere scattante. Scusate se bevo dal vivo. Ringraziamo il nostro assistente di studio, Walter D'Arcangeli. Sempre pronto e scattante. Io ci provo a cantare a quest'ora del mattino, lo sapete tutti, non è cosa semplice, però... Lo sappiamo, ti ringraziamo, noi siamo qui. Eccoci. Pronti. Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Oh mondo, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo e sono niente accanto a te. Segue sempre il giorno ed il giorno verrà. La 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 la. Luigi, qui cantavano tutti. Grazie. Ma posso dire, grazie emozionante. Sì. Emozionante, grazie. È stato un bel regalo.
Oh sì. Allora, però andiamo avanti, altrimenti ci commuoviamo tutti quanti. Allora, anche perché fra poco ci farai un altro omaggio, pezzo quindi... di titolo. Esatto, un altro pezzo di titolo. Meno male che il titolo è breve, altrimenti se no ero rovinato. Allora, parliamo di... accennavi prima all'America, al Canada, e parliamo proprio dell'America, di una tournée in America. Parliamo di Super 4. Ok, i Super 4, pezzi di cuore. 1984, io avevo 21 anni, quindi prima volta in America, andai con loro, che facevano la prima tournée internazionale come gruppo, questi quattro mascalzoni qui, e io mi infilai... Vogliamo ricordare i nomi di tutti e quattro? Come no, assolutamente. Sono allora Nico Fidenco, che purtroppo ci ha lasciato poco fa, Riccardo Del Turco e Gianni Meccia. E quindi per dirla più facilmente, il granello di sabbia, Luglio e il barattolo, ecco. O il pullover, quello che preferite. E mi ricordo che io andai in questa tournée perché forzai la mano, perché ci tenevo tanto ad andare in America, non c'ero mai stato ancora, e dissi a mio padre, io facevo il chitarrista con loro, ma loro andarono in America, loro quattro, e avrebbero fatto spettacoli su basi perché non c'era la possibilità economica di portare tutti i musicisti in America. Però io gli ho detto, andate con le basi, vi servirà uno che vi curi i suoni, vi faccia... E quindi io mi sono infilato in questa maniera e sono andato come tecnico. È stata una tournée splendida. Fra l'altro venne di coro, in quell'occasione mia madre, che è un'altra patita di America, disse voglio venire anch'io, e allora venne lei, venne Magda, la moglie di Riccardo, quindi alla fine diventò una specie di gruppo Vacanze Piemonte che andava a fare questa tournée in America. E lì un'altra bella lezione sul senso del professionismo e della dignità del nostro mestiere. Facemmo diverse, loro fecero diverse date, e mi focalizzo su una a Los Angeles, che invece fu una data, fu una specie di tragedia, perché il manager locale evidentemente non lavorò bene nella promozione dello spettacolo. È chiaro che questi spettacoli erano per lo più per emigranti italiani all'estero, no? Per il tipo, la tipologia di spettatori erano quelli lì, era quella lì, e andammo in questo high school a Glendale in California, a Los Angeles, dove c'era questa serata dei Super 4. Io già ero un po' scettico, dico, ma andiamo a high school? Sì, high school. Vabbè. Arriviamo lì e io pensavo, per noi una high school è come andare al liceo qui, no? Dico, ma perché, come si canta dentro un liceo? Arrivammo e trovammo una sala, io non ho mai visto una cosa così bella, un teatro fatto un po' tipo cinema, come il Sistina, no? Quindi non i teatri nostri, quelli classici medievali con lo stampo medievale, ma una grandissima sala meravigliosa con oltre 1500 sedute, incredibile. Arriviamo, tecnologie ai massimi livelli, mazza, incredibile. Ci chiudiamo nei camerini, facciamo la prova, torniamo nei camerini e aspettiamo che arrivi il momento di cantare. Arriviamo lì, al momento dello spettacolo, mio padre mi dice, Luigi, vai a sbirciare dal sipario quanta gente c'è, almeno vediamo, perché sento poco rumore strano. Sbircio, e c'erano in una sala da 1500 e passa posti, 5 persone sedute in prima fila, 5. Forse parenti del manager, fra l'altro. Quindi io torno dietro e dico, non si fa lo spettacolo, che senso ha, ragazzi... Non c'è nessuno, ci sono 5 persone. E mio padre con gli altri Super 4 nel camerino insieme, e c'era il manager, si volta verso gli altri e fa, ragazzi, noi lo spettacolo lo facciamo e facciamo vedere quanto siamo capaci e bravi. Poi si rivolta al manager e gli dice, tu bravo non sei. E io sono andato in sala a quel punto con questa sensazione e dico, boh, no? Credo sia stato il più bello spettacolo dei Super 4 che abbia visto. Quindi... E questo è stato un altro grandissimo insegnamento, e poi il rispetto anche per quelle 5 persone. Assolutamente, è proprio lì il punto. Lì si fa lo spettacolo, si va avanti.
e se ne trae insegnamento per altre ragioni. Poi c'è da dire una cosa, che questo credo che, di poterlo dire a nome di tutti gli artisti che salgono sui palchi e lo fanno in modo genuino e sincero. Quando sei là sopra sei in una bolla. Vedi anche il tuo pubblico, per carità, magari ci comunichi pure visivamente parlando, ma in realtà sei dentro una tua bolla, quindi non può e non deve condizionarti il resto. Luigi, allora, il palco è tuo, qua siamo un po' più di 5, ci sono questi 25 lettori di Manzoniana Memoria, compresi anche quelli che ci seguono da casa, allora io ti prego di raggiungere nuovamente la tua postazione. Sì, grazie. Diciamo due parole, solo due, di questa canzone prima di farla? Come no, vai. 71, questo è tutto chiaramente nel libro, come tanti altri episodi e aneddoti, e poi dopo parleremo ancora del libro chiaramente. Ma 71, questa canzone viene scritta da mio padre, ve la faccio breve. Stava rischiando di morire per un tifo, quindi che sarà della mia vita, che lo sa, sono parole che lui scrive pensando che probabilmente che sta rischiando la vita, perché era in quarantena, e si salva, recupera, porta la canzone in RCA. L'idea è di andare al Sanremo del 71, lui e José Feliciano, il suo grande amico portoricano, va in America a fare l'arrangiamento, a curare l'arrangiamento e la registrazione di José, torna in Italia, deve fare la propria versione, la prepara, quindi ci sono le due versioni pronte per andare a Sanremo. Poche settimane prima di Sanremo gli viene chiesto di lasciare la canzone ai ricchi e poveri. E lui chiaramente all'inizio si oppone, ha diritto di farlo perché la canzone è originale, l'ha scritta lui e nessun contratto può imporre di darla a qualcun altro. E chiaramente il direttore della RCA gli dice sì, d'accordo, è un tuo diritto, lo acquisiamo questo tuo diniego, ma ti dico anche che a questo punto che sarà non andrà a Sanremo, la farai durante l'anno per i fatti tuoi. E mio padre lì ha detto va bene, se n'è andato. Poi ha iniziato a ragionare e dopo un mese e mezzo ha ceduto, ha detto no, fatela fare ricchi e poveri, perché Sanremo a quell'epoca era veramente la porta per il mondo, nel senso non solo l'Italia, ma era un festival molto importante in giro. E quindi lui rinunciò a questa cosa, la canzone esplose e lui non fece il conto con se stesso e con la difficoltà che poi avrebbe avuto, tant'è che per 10 anni non ha più cantato. O meglio, ha cantato solo nelle piazze, ma non ha più fatto produzioni canzoni nuove. E probabilmente avrebbe potuto scrivere altre grandi canzoni. Ora ve la faccio sentire un pezzettino e niente. Quindi la storia di che sarà è una storia splendida e triste al tempo stesso. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che sarà. Sarebbe, grazie. Siamo noi a ringraziarti. Grazie davvero. Fa un po' effetto cantare tutte queste canzoni di papà, che io non cantavo, ovviamente le cantava lui, no? Io avevo il mio repertorio, adesso
si sta facendo questo, ma è bellissimo, è molto emozionante. Luigi, noi ricordarlo. Ti vorremmo tenere qui con noi tutto il giorno, anzi, se tornerai ci fa davvero piacere perché ci sarebbe tantissimo da raccontare. Torno con grande piacere quando vorrete. E allora ricordiamo un po' di appuntamenti. Intanto, lo vediamo, eccolo. Qua dietro, proprio un bianco castello fatato. Questo è uno spettacolo. Manzoni. Questo è uno spettacolo col quale faccio un debutto fra pochissimi giorni, lunedì. Infatti siamo in piene prove, è uno spettacolo che è un excursus di tutte le grandi canzoni degli anni 60, un occhio chiaramente di riguardo per papà, ma si parte da Volare, si finisce ai tutti i nostri cantautori, Battisti, Dalla, De Gregori, eccetera. Papà che verrà celebrato tra l'altro a Macerata il 19 giugno, esatto. Una giornata intera. Questa che è un'altra cosa alla quale tengo molto, il 19 di giugno a Macerata siamo riusciti con le istituzioni locali e regionali a organizzare questa giornata dedicata a lui, nella quale ci sarà un convegno universitario all'inizio al mattino che parlerà della sua storia, della sua vita nella provincia marchigiana dalla quale lui viene, e poi io farò una presentazione del libro. Ci sarà soprattutto la affissione di una targa di marmo nel colonnato del Palazzo degli Studi a Macerata, che è uno dei posti più importanti della città, che diventerà colonnato Jimmy Fontana. E alla sera, all'interno di uno spettacolo di musicultura, io farò da padrino, ospite, e canterò qualche canzone per ricordare papà. E allora ricordiamo il libro Il mondo che sarà. Grazie davvero di cuore. Grazie Luigi Fontana. Grazie.